Balcony TV. Ciao a tutti, benvenuti a Balcony TV Roma. Io sono Mika e questo è il terrazzo dello Yellow Bar. E oggi vi ho portato una cantautrice nostrana che ci farà un'anteprima. Questo è un progetto nuovissimo, ce lo presenterà lei. Lei è Giada Sag, in arte Le Cose Importanti. Benvenuta Giada, come stai? Grazie, tutto bene, grazie. Ti trovi bene? Sei carica? Sì, a parte questo tramonto fantastico. Sì, è bellissimo, a parte un po' di vento, però va benissimo. Va bene, che cosa ci suoni in anteprima? Armadio. Va bene, poi ci facciamo due chiacchiere. Va benissimo, grazie. Scrivo questa lettera perché volevo dirti che sto bene, che la mia casa è in fiamme e dentro ci sei tu con tutte le mie cose, le serie TV che guardavamo il pomeriggio per annoiarci un po'. Nella mia testa solo musica e gli alberi che tramontavano ed eri così limpida ed io così attenta, eri così limpida ed io così attenta. L'odore del fumo che entrava nella pelle era come ossigeno per la mia anima. Ma non temere amore mio, domani sarò puntuale e scriverò un altro giorno, un altro viaggio ed ogni cosa avrà il suo posto. Le cose importanti, questo è Balcony TV Roma. Giada, presenta questo nuovissimo progetto e noi siamo onorati di avere la tua anteprima, perché mi raccontavi che devi ancora uscire, questa Armadio farà parte del tuo album d'esordio. Dove lo stai registrando? Lo stai già registrando? Chi ti accompagnerà? Raccontaci. In realtà dovrei registrarlo a casa di un mio amico in campagna, quindi è tutto molto casalingo. Vabbè, ci piace, noi siamo fan del do it yourself, quindi... E hai persone, cioè questo tuo amico
fa parte, cioè suonerà anche nel disco? No, no, lui diciamo che fa il fonico, al momento lavora con Car Brave e ha lavorato anche con Calcutta. Ok. Quindi si è prestato, ha deciso di volermi aiutare a fare questa cosa. C'è un qualcuno a cui proporlo, un'etichetta, o preferisci ancora non parlare? No, ancora non, sinceramente non ci sto ancora pensando. Cioè, okay. Vorrei prima riuscire a fare questa cosa, riuscire a fare, a registrare i miei pezzi, quindi poi si vedrà. Poi si vedrà. Sei in promozione, cioè nel senso ti esibisci live o questa, so che questa è la tua prima ripresa, sì, il primo video che fai, però che ne so, dove ti possiamo vedere? C'è qualcosa che hai, qualche demo che hai buttato lì su internet? Beh, diciamo che ho un sacco di video sia live che casalinghi, appunto sulla mia pagina Facebook, le cose importanti. Suonerò il 23 settembre a Ferrara per l'evento organizzato da Giorgio Canali per Federico Aldrovandi. Oh wow, sì. Ottimo. Allora, vabbè, ci hai lasciato già i contatti, sì, quindi sì. Perfetto. Seguiremo i tuoi passi, così che quando farai uscire questo disco saremo i primi ad averlo, spero. Entro il 2018, anzi prima del 2018 dovrei far uscire il mio primo singolo. Ok, l'hai promesso. Che non si sa tra l'altro il titolo dell'album, no, cioè probabilmente si chiamerà Armadio, non si sa ancora. Non si sa. Va bene, io ti auguro un in grosso in bocca al lupo e grazie ancora di essere passata qui sul nostro balcone. È stato un piacere. Le cose importanti, questo è Balconi TV Roma, ringrazio ancora Contessa Rockere, io sono sempre Mica, rimanete sintonizzati, seguiteci anche su Facebook, pure a noi, perché lo diciamo sempre dei nostri ospiti, ma mai Balconi TV Roma. E niente, ci vediamo la prossima settimana, ciao, grazie. Ciao.